Buongiorno, buongiorno. Come avrete intuito dalla quantità di luce decisamente maggiore rispetto a come ci siamo lasciati, siamo al giorno dopo. Sono circa le 8:30, siamo in centro a Saint Jean de Luz. Ieri non siamo riusciti poi a girare perché si era fatto troppo tardi. E abbiamo finito di cenare alle 10 e dobbiamo fare la doccia, insomma, era davvero troppo tardi. E la stiamo girando di mattina. Sensazione bella perché non c'è nessuno, a quest'ora non c'è proprio nessuno. Stanno preparando la spiaggia. La spiaggia viene preparata, ci sono i bagnini nella spiaggia, ma dalle 11 alle 19:30, quindi venendo qua il bagno si fa tardi. E poi sono giochi per i bambini, insomma, intrattenimenti vari. La cittadina è veramente bella, stile basco, che praticamente rimane uguale sia in città, sia in montagna che a mare. E di fronte a noi, di fronte a voi, l'oceano. Siamo appena stati nella chiesa di San Giovanni Battista, Saint Jean Baptiste. Veramente bella. Lo stile di queste chiese in questa zona è veramente bello. Altari incredibili e poi i soliti soppalchi in legno bellissimi. In questo caso c'era anche un organo gigantesco e una nave appesa. Non sappiamo il significato, quindi devo leggere qualcosa. Questa ci ha sorpreso, la nave appesa ci ha sorpreso. Peccato che fossero spente le luci, quindi non abbiamo potuto ammirarla, diciamo, al meglio delle proprie possibilità, però era bella davvero. Tra l'altro queste chiese non hanno un frontale, come siamo abituati dalle nostre parti, si entra dal sottoscala sostanzialmente di lato, e però dentro sono bestiali. Ed eccoci tornati in camper, non potevamo registrare altro perché ci siamo riempiti le mani di vini e liquori perché abbiamo comprato roba tipica di qui, fra cui un vino che viene, la cui, diciamo, stagionatura viene finita sott'acqua, nell'oceano. Lo proveremo, non lo sappiamo, non sappiamo com'è. Siamo anche stati nei mercatini bellissimi. Sì, accesso mercato. Questi erano veramente, veramente belli. Il mercatino di Saint Jean de Luz, veramente bello. Colori, odori. Pesce che non avevamo mai visto. E poi soprattutto l'ambiente. Ecco, queste città non hanno un punto pazzesco. Poi a Roma c'è il Colosseo, no?
queste non hanno, sono però carine in tutte, sono belle da vedere, soprattutto l'aria che si respira. Da vivere. Esatto, sembrano belle da vivere. E quindi vi consigliamo di fare un salto, perché i video e le foto non rendono giustizia all'aria che si respira. Detto questo, credo che per adesso per la Francia sia tutto, anche se poi torneremo, ma diciamo per il momento è tutto. E basta, ci vediamo in Spagna. Ciao! E benvenuto a Spagna, perché siamo a, anche a inizio tragico, siamo a San Sebastián, mm-hmm. Abbiamo attraversato il confine San Sebastián. Abbiamo attraversato il confine a Irún, abbiamo deciso di non fare l'autostrada, abbiamo sbagliato, c'era un casino bestiale, però va bene, ok. Abbiamo parcheggiato vicino l'area camper di San Sebastián, che è una mezz'oretta dal centro, ma un quarto d'ora dalla spiaggia che c'è alle nostre spalle, che abbiamo dimenticato come si chiama, Onda, ve lo scrivo, uh-huh. E siamo sul Miramar Loratejac, che è una collinetta verde con dei giardini veramente bella, sì. Con una vista fantastica sulla baia che c'è qui a San Sebastián. Bello. Uh-huh. Giornata che sembra ottima, c'è un poco di vento, così non si sente caldo, non c'è nemmeno caldo in realtà. No, sta benissimo. Sta veramente bene. Ho un ottimo inizio, ecco, abbiamo attraversato per arrivare qui, abbiamo attraversato una zona più moderna, carina anche quella, devo dire, non particolarmente bella dal punto di vista estetico, però interessante, c'era tanta vita comunque. Mm-hmm. Dalla playa di Ondarreta si passa sotto il tunnel Loretopea, che è sostanzialmente in corrispondenza di uno spuntone di roccia dal quale ci si può affacciare, veramente bello, e si va verso la playa della Concha, che è... Playa della Concha, l'avevo detto giusto, che è la strana spiaggia principale, enorme, ed è di fronte al centro di San Sebastián. Fino ad ora impressioni positivissime, tutto molto bello. Pranzo fatto da, spero di pronunciarlo bene, Ciacolina, ve lo scrivo, Ciacolina, e tapas buonissime, abbiamo esagerato, o pinchos, abbiamo esagerato, ma tutto sommato abbiamo pagato poco, 35 euro, troppo poco secondo me, però va bene, non ci possiamo lamentare. E bene, molto bene, ora continuiamo a girare per il centro di San Sebastián, stavo dicendo Santander. San Sebastián, che sappiamo merita ancora e dobbiamo vedere ancora tanto. La maestosa cattedrale, chiesa di Coruco Andre, credo si pronunci così, Coruco Andre Marien, è a pagamento, costa 3 euro ed è oggettivamente molto molto bella all'interno, vale
vale assolutamente la pena di spendere i 3 euro. Ora vado a recuperare Elisa, che nel frattempo me la sono persa, e continuiamo a girare San Sebastiano. Dopo aver girato il centro, una camminatina sulla spiaggia più di nudi, poggiando 3 dita nell'oceano e tutto il resto fuori, ci sta. Ed eccoci a fine giornata, ci siamo spostati da San Sebastian, dove siamo trovati davvero bene. Alla fine siamo saliti anche sul monte, perché non mi ricordo mai il nome. Comunque, è un monte con una ottima visuale dall'alto della città e che è pieno di giochi per bambini. Quindi se siete là con bambini, sicuramente lo apprezzerete. In ogni caso ha un'ottima vista, quindi va bene anche per i grandi. Ci si arriva con una funicolare, costo dell'operazione 4 euro a testa andata e ritorno, si sale in veramente 5 minuti anche meno, molto antica, fa un po' impressione perché sembra vecchia, però alla fine insomma carina. San Sebastian ci è piaciuto tanto, vediamo domani. Domani però non vi diciamo dove siamo, ci siamo già spostati. Ma speriamo di farvi vedere nel prossimo video un'alba coi fiocchi. Ciao!